19 studenti individuano il soggetto. La notizia del clamoroso: in provincia di Torino gli inquirenti sono già all'opera per indagare il testo del delitto. Vediamo questo Dardo Invalsi che cosa ci vuole dire rispetto all'argomento. Chiaramente è falso il nome del giornalista, chiaramente è falsa la notizia, ma è pur sempre una notizia. Adesso cerchiamo di capire se è una di quelle notizie che vanno nella pagina della cultura per segnalare i risultati ottimi della scuola, oppure se è una di quelle notizie che vanno invece nelle pagine degli avvenimenti un po' allarmanti su cui insomma bisogna fare attenzione. Gli inquirenti citati nell'occhiello in realtà hanno messo le mani sul testo del delitto ancora prima, nel senso che siamo partiti proprio dal chiederci quali sono le difficoltà nell'insegnamento della grammatica e nell'approccio all'analisi del testo. E i punti di partenza in realtà sono due, cioè le difficoltà che hanno gli insegnanti nel riuscire ad ottenere dei risultati soddisfacenti, spesso nonostante l'impegno profuso, nonostante il tempo che dedicano a determinati contenuti. E non mi riferisco soltanto a un insegnante in un determinato ordine di scuola, ma in tutto il curriculum verticale del ragazzo. Se pensiamo a quante ore vengono dedicate per certi argomenti, poi il risultato finale spesso non è soddisfacente. Ma l'altro punto, anche nel considerare le difficoltà, è proprio il punto di vista degli allievi. Spesso trovano delle tassonomie vuote, trovano delle definizioni fuorvianti, delle classificazioni poco efficaci, non sono motivati, sviluppano uno scarsissimo senso di autoefficacia che li porta ad approcciarsi all'analisi del testo, che sia orale, che sia scritto, che sia di un testo Invalsi, in una maniera sterile. Insomma, in qualche modo, se non riescono a ricordare il termine da dire in quell'item, quel termine è un buco nero che risucchia tutta la loro attenzione, passano a quello dopo e non si approcciano invece come noi speriamo che facciano. Quindi le tre dimensioni del processo di comprensione, quella pragmatico-testuale, quella grammaticale e quella lessicale, spesso non confluiscono veramente in un'unica dimensione come dovrebbe essere. E allora ci siamo chieste come attivare questi aspetti delle competenze, questi ambiti grammaticali, in modo che i ragazzi si sentano degli attori, insomma, che partecipino attivamente rispetto a una prova Invalsi e non che la subiscano passivamente. Per cogliere questa sfida io ho pensato di mi sono messa, diciamo, in una prospettiva rovesciata e ho detto: ma se fossero loro a costruire una prova Invalsi? In fondo, per verificare dei contenuti non basta conoscere il contenuto. Pensiamo appunto a un'analisi del testo, non basta conoscere quel contenuto grammaticale, bisogna mettere proprio le mani nel testo. E quindi forse così riusciranno a entrare, a indagare anche loro il testo come si deve. E così è nato il progetto che vado a esporre qui. E il progetto è, ecco, il progetto è stato fatto nell'anno scolastico scorso, 2018-2019, con una classe di una prima liceo delle scienze umane, 28 ragazze, tutte femmine, una provenienza sociale media, un livello medio. Siamo a Pinerolo, una cittadina della Val Chisone sotto le Alpi piemontesi. Come prima fase io ho chiesto loro di andare nel cortile. Abbiamo un bellissimo cortile con vista Alpi, quindi abbiamo sperimentato la modalità outdoor con i loro dispositivi, e di fare delle esercitazioni Invalsi su degli item che io avevo preventivamente segnalato. Quindi c'era veramente un bel clima, proficuo, hanno lavorato bene. Poi siamo entrati in classe e sulla LIM abbiamo provato ad autocorreggere le risposte che loro avevano dato. Abbiamo utilizzato il modello valenziale, perché per tutto il trimestre l'approccio all'analisi della lingua e alla grammatica era stato questo. Per esempio, per individuare avverbio e l'aggettivo in alcune frasi, realizzando questi esercizi loro stesse si sono corrette, perché se chiaramente il troppo viene messo nell'ovale insieme alla parola vino, l'aggettivo, altrimenti un avverbio, qui è stato evidente, però si sono autocorrette, io non ho dovuto dire niente, che aveva sbagliato ha capito immediatamente. Oppure è stato detto ai giornalisti arrivati quella mattina all'estero, è stato detto di attendere, la funzione di soggetto è stata svolta da, anche così sono riuscita a rispondere correttamente, anche se la maggior parte di loro aveva istintivamente selezionato i giornalisti. Il fatto che il soggetto spesso sia un nome è purtroppo una cosa che poi vedremo. Io ho utilizzato e utilizzo il modello valenziale anche per correggere talvolta le loro produzioni.
Quindi tutto questo l'aveva fatto perché prova a fare il modello valenziale, no? Di questa frase che hai scritto tu stessa. Ecco, qua preciso che noi abbiamo un po', diciamo, strutturato un aspetto nostro, quindi loro fanno quello che corrisponde al complemento oggetto in un quadrato o in un rettangolo. In questo caso Giacomo aveva fatto tutto questo e la ragazza si è accorta da sola del pleonasmo perché ha due complementi oggetti e non ha nessuna congiunzione, quindi si è autocorretta da sola. Oppure nel caso della punteggiatura, Giacomo riesce ad accettare Joe, non deve essere spezzato, come in questo caso lo è dalla virgola, il soggetto dal verbo. Quindi con questo modello la ragazza si è autocorretta. Bene, nella fase successiva abbiamo fatto un brainstorming sulle prove invalse, abbiamo chiacchierato un po' in modalità partecipata sui punti forti, punti deboli, se è davvero sempre necessario conoscere la grammatica o seppure non lo è. Qui hanno evidenziato con le loro riflessioni appunto quello che ritenevano opportuno. Poi siamo arrivati alla fase più attiva, e quindi la lettura del testo, proprio il testo del delitto, diciamo. Il testo del delitto è stato scritto da me per l'occasione ed è un testo continuo, un testo narrativo che si attiene ai fattori di accessibilità previsti dal quadro di riferimento Invalsi, anche per quanto riguarda i parametri della complessità. Forse l'unico che alzava un po' il livello era quello relativo alla richiesta di processi di inferenza. Abbiamo letto quindi tutti insieme il testo, ne abbiamo chiacchierato un po', abbiamo insomma fatto qualche riflessione e poi è intervenuta la collega. Io sono andata nella classe di Cristina e il mio intervento è servito per spiegare qual era il percorso che l'Invalsi fa per strutturare i fascicoli delle prove nazionali. Quindi ho spiegato loro che intanto qual era la tipologia di testo che veniva considerata idonea per poter essere studiata e sulla quale fare dei quesiti, che erano le caratteristiche che Cristina ha detto poco fa. Poi che bisognava appunto preparare delle domande in un percorso che era quello del pretest. Quindi domande che potevano essere a risposta aperta, a risposta multipla, semplice, complessa, a risposta binaria, le corrispondenze e i close. Quindi abbiamo spiegato come potevano essere sviluppate queste tipologie di domande. Poi il pretest viene consegnato a un gruppo campione che lo risolve, vengono analizzate le risposte e il momento successivo è quello di rielaborare appunto queste risposte in funzione degli item, correggere, a volte anche modificare proprio i testi degli item, perché o le risposte risultano troppo facili o troppo complesse oppure addirittura ambigue. Anche se qualche risposta complessa è anche necessario che ci sia all'interno di un fascicolo. Fatto questo, si riformula il fascicolo, che sarà quello definitivo e che diventa poi quella che è la prova nazionale. Quindi abbiamo spiegato alle ragazze questo tipo di ho spiegato alle ragazze questo tipo di funzionamento. Successivamente io ho diviso la classe in coppie o in gruppi di livello, quindi l'ho fatto io, non ho lasciato che si dividessero loro, sulla base dei livelli di competenza sia linguistica che relazionale. Poi ho assegnato a ciascuna un ambito o due, o un aspetto o due specifico, con eventuali esempi di quesito, come quelli che avevi strutturato. L'altra parte dell'intervento è stata quella di provare a spiegare loro come, a seconda degli ambiti, a seconda degli aspetti, si potevano formulare, si potevano ipotizzare degli item. Quindi abbiamo messi soltanto tre, ma li abbiamo fatti su tutti gli aspetti e su tutti gli ambiti in classe. Questo è il materiale che è stato dato, quindi la scheda, le schede degli ambiti e degli aspetti. Poi le ragazze hanno cominciato a provare a strutturare dei quesiti sul testo, sulla base del testo che io avevo dato e sulla loro consegna.
e dovevano poi compilare un diario di bordo, che è stato molto importante perché in realtà per ottimizzare il tempo, visto che ci avvicinavamo alla fine del pentamestre, io l'ho fatta lavorare mentre interrogavo, e quindi loro lavoravano, registravano magari qualche difficoltà, compilavano il diario di bordo, me lo consegnavano, io esaminavo le loro difficoltà, riconsegnavo la lezione successiva alcuni esempi, insomma delle indicazioni, in modo che loro potessero procedere pian piano in questo progetto. Poi hanno somministrato i quesiti che avevano formulato all'ambito o all'aspetto corrispondente, quindi chi aveva l'ambito 1 l'ha consegnato all'aspetto 1 e viceversa, per simulare la dinamica dei gruppi campione. Hanno risolto quindi alcune fragilità e hanno dovuto strutturare, quindi stendere definitivamente i quesiti e inviarmeli tramite mail. Questo appunto è l'esempio del diario di bordo, in cui ogni volta c'era la data, la consegna, la segnalazione delle difficoltà, le note, eccetera. Quando io ho avuto tutti i quesiti, ho strutturato la prova, l'ho proiettata sulla LIM, l'abbiamo visionata tutti insieme in modalità dialogata, abbiamo sistemato alcuni quesiti, perché magari alcuni non erano chiari, oppure ce n'erano troppi che insistevano sulla stessa sequenza del testo. Hanno prodotto 55 quesiti. Quindi la prova, diciamo, era una prova completa. Hanno poi compilato con un questionario di valutazione in cui si chiedeva appunto di indicare quali tipologie di quesiti avevano preferito utilizzare e perché, quali non avevano utilizzato perché, cosa hanno imparato, cosa hanno trovato di difficile, e poi qualche modo ci doveva essere per forza, se l'esperienza era piaciuta oppure no. Ecco, tra le cose che hanno imparato ci sono dei contenuti disciplinari sicuramente, ma anche alcune cose trasversali interessanti, tipo mandare una mail, che insomma mi sembrava così semplice, ma per loro non lo è, anche lavorare in gruppo, ascoltare le idee degli altri, eccetera. Tra le difficoltà che hanno riscontrato, vabbè, a parte il fatto che è carino trovare le domande e poi darsi le risposte da sole, ecco, questo vuol dire proprio che hanno dovuto riflettere, ma poi io ho trovato molto interessante tra le difficoltà utilizzare il testo, perché questo mi ha confermato che per loro il testo è una cosa inerte, e non lo collegano veramente a una cosa dove mettere le mani, ecco, insomma, per sviluppare le competenze che noi chiediamo loro di sviluppare. Allora, di per sé il progetto poteva sembrare finito, invece poi non lo è, non è finito, perché all'inizio di quest'anno ci siamo detti: ma perché non provare a somministrare questa prova ad altre classi? E questo ha avuto un duplice obiettivo: primo, per vedere se realmente una prova strutturata e inventata per certi versi da delle ragazze di una prima liceo poteva essere efficace, insomma. E l'altra è nella verticalizzazione, no, delle classi a cui l'abbiamo somministrata, quindi da una terza secondaria di primo grado a una quarta secondo grado, per vedere se alcune cose sono davvero come noi pensiamo. Il quadro di riferimento in Balzi parla proprio del raffinamento della grammatica implicita, ecco, vediamo se anche in quella esplicita negli anni migliora o non migliora. Faccio proprio solo due piccolissime premesse prima di presentarvi alcuni risultati su questo. Allora, innanzitutto la prova non è andata così male, però noi abbiamo proprio scelto gli item che sono andati peggio, perché proprio dalla criticità c'è, come dire, l'avvio per la ricerca. Poi non abbiamo sicuramente qui la pretesa di fare un'analisi scientifica, perché sono 157 compiti, quindi insomma è un campione molto basso, e poi non ci sono stati segnalati i casi di BES, insomma, quindi vi sottoponiamo delle riflessioni, ecco, non propriamente dei dati scientifici. Però, per esempio, con quale aggettivo non si può sostituire come in fiamme, dove è stato possibile correggere in modalità dialogate e chiedere ai ragazzi di scrivere nel loro compito il ragionamento che hanno fatto e perché hanno sbagliato, ecco che quelli che hanno sbagliato hanno detto che non hanno letto bene la consegna, quindi il non. Dalla terza media alla quarta liceo il non nelle consegne torna sempre. Questo ci rende orgogliosi. Qua si chiedeva di cogliere, di indicare se le seguenti frasi sono coese e coerenti. Quindi, mentre sì, in caso non lo fossero, sottolinea l'errore specifico si riguarda la coesione e la coerenza. C'era anche un esempio. Davanti alla parola coerenza e coesione c'è stato un po' il panico. E quindi noi abbiamo deciso poi di riportare il risultato della prima colonna, del sì e del no. Insomma, se la frase è corretta dal punto di vista del contenuto, della forma, insomma, dovevano riuscire a coglierlo. E siamo stati anche un po' severi, abbiamo riportato come corretto solo chi ha fatto tutta la colonna giusta. E come vedete, lo specchietto azzurro è purissimo, cioè 7 compiti su 156.
Qui ecco, vi faccio notare che appunto nel quesito qual è la frase nucleare minima, hanno indicato minima tra parentesi proprio perché nel quadro di riferimento in Valsi si cita che la terminologia utilizzata è quella nota alla maggior parte degli insegnanti e degli studenti, i pochi termini presumibilmente nuovi devono essere chiariti. E infatti chi non ha mai seguito un approccio valenziale forse di fronte alla frase nucleare si era sentito un po' spiazzato. Anche con l'aiuto del minima comunque i risultati non sono stati soddisfacenti. Qua si chiede quale figura retorica è presente nelle prime due righe del testo. Questo non mi ricordo, era abbastanza evidente. Proprio. Ma non lo era, cioè mi sono sbagliata a dire che era evidente, perché in realtà qui che cosa preoccupa? Che di quelli che hanno sbagliato, ma soprattutto quelli che hanno lasciato in bianco, i 65 che hanno lasciato in bianco, hanno segnato di fianco, avevo capito cos'era ma non mi ricordavo il nome di quella figura retorica. Ora, è vero che la memorizzazione richiesta dalle prove in Valsi non è la memorizzazione, è come dire, sterile delle categorizzazioni, ma non è questo il caso. Non si chiede di elencare tutti i pronomi, ecco, si chiede di ricordarsi il nome di una figura retorica che presumibilmente hanno visto, conosciuto, frequentato in più testi, eppure non ricordavano il nome. Il problema della memoria è, mi viene da dire anche un po' della pigrizia, insomma, nel riattivare la memoria, è quando il termine che non si ricorda è quello contenuto invece nella consegna. Trova all'interno del testo almeno due connettivi e trascrivili qui sotto. Tra l'altro, nel quadro di riferimento in Valsi si precisa che i connettivi indicano vari elementi, quindi potevano indicare avverbi, locuzioni avverbiali, congiunzioni, eccetera. Risposte esatte 38, 5 errate, dei 114 hanno scritto non so cos'è un connettivo. Ora, poniamo che è il caso che nessun docente abbia mai detto la parola connettivo, però quando loro parlano oggi, c'è connessione, non c'è connessione, sono connesso, a che ora ti sei connesso? Cioè loro sanno che cos'è la connessione, lo sanno, ma non sono riusciti a far derivare connettivo da connessione. Vai che c'è solo 5 minuti. Ecco, tanto chiudiamo con individuo il soggetto di queste frasi, frasi anche complesse in cui il soggetto era un pronome sottointeso, non ci sono stati grandi, come dire, tragedie, ma molti anni sono passati da quell'estate, in qualche modo se la sono cavata, quella notte fu impossibile prendere sonno, il 19 dell'articolo iniziale che hanno trovato il soggetto, quindi l'articolo praticamente di cronaca nera, perché dalla terza media alla quarta liceo in 19 su 157 hanno individuato che appunto è il corretto. Allora, le ragazze che l'hanno individuato sono in 14, sono la classe che ha fatto la prova, è vero che loro l'hanno fatta, ma dopo 4 mesi non l'hanno riconosciuta a memoria, forse applicare la grammatica valenziale è servito in qualche modo. Dalla terza media alla quarta liceo non vi ho riportato i dati divisi perché non c'è stata grande differenza, l'anafora 0 in terza media, 4 in quarta liceo, i connettivi 9 in terza media, 0 in quarta liceo, quindi come dire, per rispondere alle domande iniziali forse questa classe che ha messo veramente le mani sul testo adesso ha un approccio diverso nell'affrontare l'analisi del testo, la grammatica valenziale ci ha aiutato molto e forse proprio la ricorsività, il fatto di non spezzare mai l'analisi del testo con la grammatica, con la retorica, con la stilistica, ma diffonderle sempre un approccio unitario potrebbe forse essere una soluzione. Grazie.